Allora buonasera di nuovo e benvenuti a questa terza presentazione ogni due mercoledì come ormai sapete noi abbiamo la stessa agenda del governo quando abbiamo presentato Spillaman è caduto Conte, quando abbiamo presentato Michele è arrivato Draghi, oggi Draghi ha parlato in Senato quindi noi tra due mercoledì presenteremo l'altro libro quindi informiamo il governo di stare a passo con la nostra agenda. Oggi, oggi abbiamo qui con noi Roberto Macchia, l'autore di Migrato di Periferia e siamo contentissimi perché come ha, fatto, come ha detto Stefano in un post su Facebook qualche settimana fa, il primo amore non si scorda mai, Calamario Edizioni è... ha avuto insomma... La prima pubblicazione, ha fatto la prima pubblicazione. Siamo partiti con quelli a suono di Camomilla. A, a suono di Camomilla. Roberto era il mio spacciatore di Camomilla, perché quando andavo a casa sua ogni volta, cosa vuoi da bere? Una Camomilla, una Camomilla. Quindi Roberto è in debito con me con 5-6 pacchi di Camomilla almeno. Cristina, Ilaria, insomma, chi si trovava dentro casa. E. È stata, diciamo, un'esperienza importante. Una bella esperienza. Noi non avevamo mai pubblicato nulla, Roberto non aveva mai scritto nulla, quindi il binomio era interessante. Siamo andati avanti, e qualche difficoltà iniziale, ma alla fine eh, ce l'abbiamo fatta. Travolto vi... dalla novità avete fatto di me quello Lo... che vi è parso. Eh sì, Roberto aveva scritto già il libro prima di conoscermi e il manoscritto è arrivato a me grazie Igor il fratello di Roberto che salutiamo e vi dico la verità quando è arrivato il manoscritto con Stefano con Andrea all'epoca abbiamo deciso subito di pubblicarlo perché insomma una storia del genere non è facile da trovare è una storia insomma che racconta le tante vite di Roberto, il passato, eh, ma si sofferma anche a fare delle giuste, insomma, eh, come possiamo dire, riflessioni su cose che naturalmente nella vita quotidiana non si possono capire. E quindi è nato immigrato di periferia. Roberto, buonasera ancora. Ah, buonasera a te, grazie prima... di essere qua con me ah, no, e di avermi invitato qua e di essere qui con noi. Grazie al Sandro, grazie a Daniela. La ringrazio pubblicamente. Se no, poi dice a fine puntata: 'No, devi ringraziarmi'. Quindi, grazie, Daniela. E ci consiglio un po' imbarazzanti questi, eh? eh? Vabbè, però, eh. comunque, noi siamo... Di no, noi siamo così. E... Allora, la prima domanda che ti faccio, e ringrazio anche chi ci sta seguendo. Me la sono segnata perché è un po da, da, da un po' di tempo che te la voglio fare leggendo un libro, quindi è anche spunto di lettura questa domanda. Dice, a volte nei libri, e si racconta, e ha grande voglia di, di raccontare, come hai fatto te, chi non vuole essere raccontato. Quindi raccontando la tua storia, l'hai fatto per liberarti? per denunciare o semplicemente perché avevi voglia di raccontare a tutti questa super storia. Ma io non volevo parlare di me, in realtà volevo utilizzare in qualche modo diciamo, quella parte morbosa, diciamo, che può attirare alcuni lettori per raccontare delle esistenze mutilate e che sono quelle che ho incontrato poi nella mia vita in carcere, magari da altri paesi. E quindi ho scritto il libro, ma in realtà non volevo parlare di me. Poi strada facendo, eh, la casa editrice ha deciso di, di fare delle scelte importanti, perché è il suo mestiere, perché adesso molti si vestono di, no, da politico e poi non sono in grado di governare. Io sono un artigiano, mi sono vestito da scrittore, ho scritto un libro. Quindi ognuno ha il suo mestiere. Ed è venuto fuori questo libro che in qualche modo traccia molto la mia vita, più che... Le sensazioni, le esperienze o le considerazioni che volevo fare rispetto al tema di esistenze magari mutilate, appunto, e che hanno sofferto? La sinossi che abbiamo scelto per il libro racconta un po' il libro: è anche un piccolo sbaglio perdonabile, però, appunto. Sinossi che dice: Rapinatore solitario di banche per necessità, racconto le rapine, la vita per strada, gli effetti dell'urbanizzazione, le emozioni fuori e dentro il carcere. Racconto la violenza, i mesi di isolamento, i compagni di generazione morti, i suicidi di carcerati e secondini. Racconto i luoghi dove sei nudo e le regole di convivenza sociale non servono più a proteggerti, luoghi in cui la realtà ti sbatte in faccia come sei veramente. Racconto il Nord Africa dove ho respirato quello spirito troppo grande per essere contenuto nel corpo di un solo uomo. Parlo di me e delle genti della periferia d'allora, privati della, pro della protezione, della cultura e della terra, sfruttate e abbandonate. L'altro giorno quando ci siamo incontrati a casa tua mi hai confessato che dopo due anni non avevi mai più riletto il libro. Perché questa scelta? Di solito... Molti autori ci dicono: ah, ho riletto il libro, cambierei quello, ah, ho riletto il libro, lo scriverei allo stesso modo, ah, ho riletto il libro, ma perché l'ho scritto? Perché te, Roberto? Beh, in qualche modo te l'ho anticipato poc'anzi. Eh, io non l'ho scritto per parlare di me, volevo parlare d'altro, ma forse non ero abbastanza attrezzato per fare quello ed è venuto a fare qualcos'altro, un buon prodotto. Però io non l'ho letto, ma questo mi è capitato anche per altre, In altre occasioni, quando ero impegnato sul carcere o con la cooperativa, sempre sul carcere, interviste o cose che sono state scritte io non le ho mai rilette e non l'ho fatto allora e non l'ho fatto, fatto adesso. E anche perché ho, ho la sensazione che non sia venuta fuori poi comunque una figura edificante, no? alla quale uno possa in qualche modo riconoscersi solo ed esclusivamente in quello, perché è, è, è veramente un attimo, è, è un frammento di vita, ma che però... Eh, significativo e importante insomma ok come racconta appunto la sinossi del libro la storia di roberto è una storia importante io provo per roberto soprattutto per quello che mi ha raccontato durante l'editing del libro un senso di accrescidità perché di fronte a queste storie non è la vita quotidiana dove Qualcuno si può riconoscere, insomma, sono luoghi, situazioni e storie dove si resta solamente in silenzio a sentire racconti o a immedesimarsi nelle, nelle emozioni che ha provato Roberto durante la sua vita. E per cominciare, appunto, prima di fare le altre domande a Roberto, la regia, per favore, se ci può mandare, ringraziamo Erika Comina per queste letture, se ci può mandare l'estratto dell'Incipit. La mia streghina, la tua streghina. Ciao Erika. Dopo quattro mesi ero ancora in ospedale. Mi avevano aperto dalla base del capezzolo destro. Come con una priscatole, girando sotto l'ascella, passando dalla scapola per raggiungere il centro della schiena, così da arrivare al polmone e dargli una sistemata. Dimesso dall'ospedale la convalescenza durò diversi mesi e mi fu impossibile andare nei cantieri a lavorare, ma la banca non volle sapere ragioni. O pagavo tutti gli arretrati nei pochi giorni concessi, o mi avrebbe preso tutto. Io cosa potevo fare se non pagare? Quindi me ne sono andato alla filiale più comoda. Ho fatto un prelievo bello abbondante senza far male a nessuno. E ho pagato le rate arretrate. Fu la mia prima rapina. Terminava così l'incipit. Appunto. Com'è? La domanda insomma è banale, però molti che ci seguono la vogliono, <ride> la vogliono sentire. Tra l'altro mi ero dimenticato un periodo all'inizio quando abbiamo deciso di pubblicare il di periferia Stefano aveva trovato uno slogan infallibile però Valera. visto che non l'ho mai premiato lo premio questa sera in diretta il suo, il suo slogan era la mia banca è indifferente quindi <ride> ecco. è vero è eh. vero era bella eh. però perché questo metodo <ride> hai usato questo metodo insomma per fare le rapine perché appunto come viene Raccontato nel libro, si presentava in banca un finto jihadista che con una finta bomba derubava la banca. Perché hai scelto questo metodo, Roberto? E non uno più pratico, insomma. Perché fondamentalmente, anche se comunque sono cresciuto nella periferia, sono stato educato in una certa maniera e, e comunque di fare violenza gratuita eh, non mi veniva neanche facile. Era un periodo degli anni 90 dove tutti erano terrorizzati, soprattutto l'Algeria, arrivavano notizie incredibili. insomma, E la gente era terrorizzata e c'era questa psicosi collettiva. E quindi dico: perché non utilizzare questa psicosi collettiva per rapinare le banche? Ha funzionato? Eh ha fu sì, ha funzionato. <ride> ha funzionato. Racconti in una storia, in una due storia. Ritorniamo prima di continuare sulle rapine, visto che l'hai accennato, della periferia in cui vivevi, periferia poi che abbiamo anche voluto premiare col titolo. Qual è la differenza che noti tra la periferia di allora e la periferia di adesso? L'impressione che ho è che la periferia di allora adesso sia in città. Quello che avviene è quello che in qualche modo ci ci aspettava. Almeno io mi aspettavo che dovesse succedere questo in casa quando argomentiamo con Cristina con Ilaria. E si parla di tutto e il tempo vedrai che alla fine purtroppo stringerà e comprimerà la società a tal punto dove comunque si manifesteranno in modo più o meno criminale, in modo più o meno violenta, comunque delle insofferenze delle sofferenze nella città. Ma la rivedi ogni tanto passeggiando, andando in giro con la tua periferia o ormai non la vedi più? Ma quando, quando ero bambino là non c'era nulla. Eh, zona Fossolo, erano tutti campi, poi hanno cominciato le costruzioni molto rapidamente e le cose sono, sono, sono cambiate. E anche gli abitanti, i cittadini no, non sono più gli stessi. Siamo negli anni '60, e le persone arrivavano dalle campagne, insomma, era il boom economico. Eh, è un'altra un un periferia. È un Dopo la periferia arrivano i tanti lavori e poi arrivano le rapine. Naturalmente, dopo le rapine arriva il carcere. Vi confesso che quando incontravo Roberto per preparare insieme a Carola eh, l'editing del libro, insomma, eh, sentirsi raccontate alcune storie che sono nel libro o che non sono nel libro perché Roberto ha deciso di omettere sembra sempre insomma qualcosa al di là delle nostre conoscenze, noi siamo abituati a conoscere il carcere per Prison Break, Fuga da Alcatraz o, o, o altri insomma, media, invece poi alla fine le notizie che battono sui media sul carcere, questo ne parleremo dopo, sono differenti da, diciamo, la finzione carceraria che siamo abituati a vedere nei libri o sugli schermi, invece tu la racconti veramente nuda e cruda come è stata, racconti ad esempio l'episodio della raccolta della biancheria, molta gente, naturalmente anch'io, pensavo che fosse qualcosa di routine, qualcosa di normale, invece tu descrivi il gabbiotto chiuso con lo sportellino insomma, aperto per far passare necessariamente la biancheria senza toccare niente quindi comunque anche sono non scabbia, eh. eh, appunto perché insomma oppure racconti anche dello spesino è una persona che fa la spesa per te quindi sa quanti soldi c'hai cosa mangi, cosa non mangi insomma sono appunto dinamiche che non conosciamo e quindi cominciare la nostra esperienza editoriale con questo libro è stata anche una bellissima Esperienza è una grande emozione, conoscendo Roberto e sentendo appunto queste storie. La domanda che appunto ti faccio adesso è molto semplice, ma è questa: il carcere che, viene, che tu descrivi nel libro, la scelta che hai fatto dopo di andare nella sezione islamica, ma lì ne parleremo meglio, è un carcere che te hai vissuto o che poi durante la narrazione hai un po' romanzato? No, è quello che ho vissuto io, è chiaro che l'ho descritto in modo che potesse essere come dire appetibile perché sennò basterebbe leggere solamente le notizie, le informazioni di chi è interessato ai temi, ai temi dei carcere. insomma l'altro giorno si è suicidato un ragazzo perché gli hanno detto che avrebbe dovuto tornare da dove veniva e... Insomma, ci sono degli accadimenti degli avvenimenti che sono, sono. sempre la solita minestra. Adesso nel momento in cui ne parlo mi sembra di ripetere quello che comunque continui ad ascoltare perché c'è questa. c'è questa giustizia formale, c'è questa giustizia sostanziale. E, e le persone non hanno idea di cosa in realtà ci sia là dentro. In questo momento poi di Covid è una, sì. cosa, è una cosa veramente, veramente difficile. Detto, insomma, anche perché. Da quando conosco Roberto, andando a casa sua durante queste tante cavomille, ho scoperto che l'informazione sul mondo del carcere esiste, ma non siamo noi abituati ad ascoltarla. Infatti Roberto, sempre con Radio Radicale, mi racconta sempre lì, lì, lì notizie di oggi. A San Gimignano dieci agenti sono stati denunciati per torture. Ma questa poi è una domanda che ti farà il nostro amico Giovanni. La domanda adesso che ti voglio fare è il carcere, eh, gli altri detenuti, eh, le agenzie di polizia penitenziaria. È una domanda banale, però insomma molti mi chiedono quando poi mi parlano del libro. Hai mai il desiderio, la voglia di sentire qualcuno, di sapere che fine ha fatto, dove sta, se sta bene, l'hai fatto questo, hai sentito più qualcuno? Non lo so. Parli di Luca, questa persona che hai conosciuto appena entrato in carcere? No, non ho più sentito nessuno. La persona che speravo di poter contattare ma che poi non ho fatto perché comunque ero giù per, a nome di aziende dovevo fare dei lavori e avevo paura di infilarmi in qualche tunnel ed era Mohamed che in Marocco sapevo che... Il padre aveva un panificio e qui probabilmente poteva, potevo trovarlo lì, o che forse magari mi avrebbero detto che non c'era più, come è successo per tanti altri. Quindi ho continuato, ho continuato con la mia vita. Davide, Davide è una persona che ha tanta tenerezza. Lui faceva parte della, della banda del Brenta. Alla fine è stato abbandonato da tutti, era da solo, senza un soldo. E quindi. E la quotidianità ma con l'esperienza di un vecchio detenuto che era in grado di sopravvivere là dentro. Nel libro si fa una riflessione importante. La riflessione è che naturalmente noi siamo tante volte abituati a sentire c'è stato un suicidio, una rivolta soprattutto in questo periodo per il Covid, le carceri, Stabriene, con tanti contagiati, ma a volte, come anche tu dici nel libro, e lo racconti benissimo, e poi so al 100% che sei informatissimo su questi, anche gli agenti hanno le loro pene, tra virgolette. Infatti, vabbè, rispondi a questa domanda perché poi c'è Giovanni che ti vuole fare una domanda. No, ma infatti questo, questo è un problema, è un problema di riuscire a coniugare l'esistenza. Ma in effetti c'è la WIL penitenziaria, ci sono diversi sindacati e sono tanti e questo è un problema perché sono veramente tanti. E ognuno ha degli indirizzi diversi, insomma poi c'è chi va più a destra e chi va più a sinistra. E c'è qualcuno che comincia a sostenere da qualche tempo che se migliorassero le condizioni di lavoro e di esistenza all'interno del, del carcere, sicuramente anche chi deve sottomettersi a una pena probabilmente vivrebbe meglio all'interno delle carceri, ammesso che le carceri... Eh, siano uno strumento di rieducazione. Tu in un video che abbiamo postato tempo fa eh, sui social, insomma sui mezzi di comunicazione, dici io in carcere non sono stato riabilitato, ma in carcere ho solamente imparato i mestieri degli altri eh, detenuti. La riabilitazione esiste, viene fatta, non viene fatta. È il carcere performante, bollate, alla fine vai a vedere, non lavora praticamente nessuno, a parte in questo momento poi che il Covid stermina tutti e tutto, però non ci sono le condizioni. Se, ci, se vai a vedere i dati, le persone che studiano o che lavorano, la recidiva praticamente si azzera, mentre se no la recidiva è intorno al 75-80%. Le persone ritornano di nuovo a, a, commettere, a commettere dei reati. Quindi la riabilitazione? Ma la riabilitazione non c'è, ma è proprio il carcere in sé che non ha senso fatto in questa maniera. Ehm... Le evidenze scientifiche dicono che noi tra i 5200 mammiferi che siamo, siamo quelli con la testa più grande quando nasciamo e solamente un terzo del nostro cervello formato. Tutto il resto si forma dopo. Ecco, quando tu cresci in una certa maniera in certi luoghi, e poi progressivamente vai in quei luoghi lì, è chiaro che eh, rimanere sapiens, ammesso che questo abbia ancora un senso, è difficile, è molto difficile. Giovanni. C'è Giovanni che è un tuo estimatore del libro e vuole farti, e vuole farti e vuole fare una domanda. Il ah, vabbè, lui leggeva ma Roberto, comunque. buonasera, Riccardo. Mi ha attrezzatissimo. Io buonasera, Giovanni. Giovanni. Allora, ho letto il libro. Io sono un appassionato <ride> del genere. Ok, molto appassionato. Già, il fatto che tu mi annoveri in un genere mi fa piacere proprio. Io, cioè, non ma sono uno scherzo un quindi Si rifà molto alla crema, story disarmamento, uh, boiled. Ah, eh. Chiamalo come, come preferisci. Comunque, ho notato appunto una riflessione interessante. Veniva fuori dal libro quando parli appunto delle guardie, come accennava prima Riccardo. E stranamente, anzi, non ho mai trovato questo tipo di riflessione in questi libri in cui si parla espressamente delle condizioni, non solo del carcerato, ma appunto delle guardie. L ho notato, mh, dimmi tu se, se è vero, che appunto se migliorassero le condizioni dei carcerati, migliorerebbero anche le condizioni delle guardie, e viceversa, come e se fossero due facce certo. della stessa medaglia. Ma in effetti, mi accorsi, c'era questo: c'erano proprio due, 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 due filoni di pensiero. C'erano alcuni che dicevano, ma. Cioè perché ancora perdere ore, comando cappello, spada, fare il saluto, eccetera. E altri invece che dicono, cerchiamo di eh, fare qualcosa di diverso, senza magari ben chiaro cosa. Ma Scusa, che non però... ho capito il discorso del rituale, del cappello. No? Cioè, cioè come... quando loro vanno a fare mh, gli agenti penitenziari. Le guardie. Le guardie. Okay. Quando fanno i corsi hanno ancora tutta una serie di... Rituali militari, saluti, Di no, regimi, eh, esatto, di... Di regolamenti da, da seguire, <ride> di, di attività formali, diciamo, che eh, io ho fatto militare quindi ne so. È, una cosa. E ci sono altri invece che pensano che le cose potrebbero andare diverse. Mi è capitato di incontrare una persona veramente devo dire squisita perché ero in isolamento. Quindi lui tutti i giorni la mattina, cioè, quando io lo chiamavo, perché andava a fare la doccia tutti i giorni, può di cella perché quattro mesi di isolamento hai voglia di di prendere un po' d'aria, no? anche solo andare a fare una doccia, oltre che essere pulito. E quindi come un puzzle, tutti i giorni si metteva insieme un, un po' di pensieri, no? di riflessioni, poi il giorno dopo si ricomponeva. Ma è durato poco, quando si sono accorti che io argomentavo troppo e lui argomentava troppo con me, l'hanno trasferito. Perché, eh, in questo caso, il comandante, le politiche di quel carcere, anche perché mancano no, ci sono pochi direttori, quindi molte carceri chi sostituisce il direttore sono i comandanti. Che il non, vero non... potere c'è dal comandante, non tanto il dirigente, il direttore. No, c'è dal direttore, ma in questo caso quando c'è, perché se non c'è, perché se tu hai un direttore gli dai 4-5 carceri da seguire, è chiaro che delega il comandante e in base a cosa pensa il comandante di come devono subire la pena. Tornando anche, al discorso di prima, delle, delle condizioni. Le politiche del carcere. Scusami, tornando al discorso delle, delle guardie, eh, c'è anche il problema dei suicidi, non solo da parte del, dei carcerati, eh, ma, ma infatti, anche delle infatti, guardie. Ma infatti, abbiamo discusso anche con Riccardo e con Carroga questo argomento, perché c'era un capitolo che era un capitolo sì. importante riguardo a questo tema, ma che però diciamo che. Come mi era capitato in passato, quando ho presentato alcuni progetti, che mi hanno detto non è politicamente opportuno in questo momento, e così altri mi hanno detto politicamente sono terreni scivolosi. E quindi è un, un tema difficile da argomentare. A noi piacciono i terreni scivolosi. Eh, ma no, quello che devo, quello che devo, quello che devo riconoscere è che comunque Riccardo, insieme a Carola, pur non. Entusiasmandosi diciamo di, di questo passaggio, però comunque l'hanno inserito abilmente in, in un capitolo e l'hanno conservato. In effetti, tu l'hai potuto leggere. Ok. Un'ultima cosa. Mi piace Me... questa tua riflessione. Ok, un'ultima cosa, eh perché sono cresciuto con persone che poi hanno avuto questo tipo di esperienze, quindi anche per questo sono molto curioso. Un'ultima cosa, eh, mi è capitato appunto di parlare con altre persone di situazioni, appunto di persone che conosco bene, amici con cui sono cresciuto che hanno avuto questo tipo di esperienza alcune di queste persone poche, per fortuna vorrei sapere cosa ne pensi tu, mi rispondono se la sono cercata è questo il tema se la perché sono per cercata. me le persone morte quando tu le spogli sono tutte uguali io faccio fatica a distinguere un detenuto da un agente penitenziario per me è un problema proprio culturale è il nostro, è il nostro problema c'è il problema che noi non siamo ancora quei figli bellini però siamo ancora ideologizzati e non riusciamo magari ad apprezzare anche piccoli aspetti, c'è l'ultimo barbone per la strada che forse è qualcosa di buono anche lui no? da dirti o forse da fare. Non sono un assolutista. Okay. in carcere l'ultima cosa secondo me. questo te non è vuol dire che non di fare la battaglia e la guerra, perché parlando con un amico molto caro che lui di guerra, lui ne ha fatti 30 di anni. E non si è mai dissociato e se le prese tutte, se le è. Però comunque lui rispetto a tanti altri è comunque, ha capito che comunque è una riflessione da fare e da affrontare questo tema. Ok. Quanto secondo te in, in questo tipo di esperienze da parte delle istituzioni c'è più. Mh, si basano più su, su principi di giustizia o di vendetta? È di vendetta. Okay. Perché tu. Mh, è un ulteriore pena. il carcere è una tortura, non è una pena. Il carcere è una tortura, tu non vai a scontare una pena e da lì sei riducato, no, lì sei torturato. Quello che tu perdi lì dentro non lo puoi... Noi siamo educati ai sentimenti, non lasciamo con i sentimenti, no? Da dentro tu vieni privato di alcune cose, che fanno parte della tua esistenza, del tuo modo di essere, del tuo modo di vivere, di vedere il mondo, di vivere i rapporti, che non li potrai più riavere. Non pot... Cioè non potrai più rivedere il mondo, le persone che ti circondano allo stesso modo. Sì, è chiaro che non si vede, non, non fa odore, non lascia traccia, ma sono esistenze, sono tante esistenze che sono mutilate dentro. È una catena che, non ti, che ti porti dietro e che ti fa sentire inadeguato a questo mondo, capisce questa vita, ma non, non è un solo mio pensiero, è un pensiero condiviso con persone che hanno vissuto le altre esperienze. La stessa. Ok, ti ringrazio molto. No, grazie a te delle domande. Grazie Giovanni, siamo contenti di questa domanda? Perché significa che il libro ti ha appassionato. C'è un'altra domanda da parte di Nicola? Ti Brava chiede... Virginia, puoi farci la domanda. <ride> Grazie, e Nicola chiede qual è stato il tuo primo impatto con la vita, diciamo, ordinaria una volta uscito dal carcere? Proprio il primo pensiero, la prima impressione? Mi sono sentito gettato nella libertà. Buttato fuori e infatti sono rimasto davanti, che lo scrivo nel libro, come una, era una stato di sala con i miei sacchi neri perché poi avevo, avevo raccolto riviste, appunti, gira, e sono rimasto un attimo lì prima di, di andare a telefonare a casa. Infatti Cristina mi ha detto che sei evaso, dico no, <ride> mi hanno liberato. Ok, poi c'è un'altra domanda che è: ci sono molte persone rimangono un po' incastrate in questo vortice della criminalità da quando iniziano, diciamo. E non tutti riescono facilmente a, a, ad uscirne, a vedere una diversa prospettiva di vita. E, a te che è spinta c'è cioè, voluta interiore per poi uscirne una volta per tutte? Ma sicuramente ripeto, le, le, le... Comunque, l'educazione è importantissima, è stata importante e poi sicuramente la famiglia che mi ha tenuto dire, in, una, in, una, in una gabbia dorata mi ha consentito di recuperare tutta una serie di aspetti che si erano un po' smarriti nel tempo. Ok, grazie mille. Bravissima, Virginia. Grazie. Quando si legge il libro di Roberto, dopo insomma, la periferia, i carceri e eh, appunto. E scusatemi, dopo la periferia, le rapine e il carcere, eh, arriva insomma il colpo decisivo. Ne parliamo brevemente per non diciamo come si usa dire adesso spoilerare la storia, ma perché questa scelta? Roberto praticamente decide di chiedere il trasferimento nella sezione islamica? E quando qualcuno legge il libro dice: Ma Roberto si è finto. Uno jihadista per rapinare le banche, riesce a rapinarle e quando arriva in carcere chiede e riesce a farsi spostare nella sezione islamica. Perché questa scelta Roberto? Ma non credo che sia stato influenzato dalle frequentazioni esterne, anche se comunque ho vissuto con delle persone per un certo periodo che venivano dal Nord Africa, dal Maghreb. È perché comunque erano il maggior numero di persone, diciamo che fra gli italiani e gli stranieri, i, i, quelli che venivano dal Maghreb erano in numero maggiore, quindi il rapporto di forza e poi, comunque, perché sono stato eh, accolto. Ma perché io, comunque, desideravo allontanarmi da tutta una serie di dinamiche che sono le nostre, eh, le nostre italiane, con tutto il rispetto per le nostre, perché sono nostre. Appunto, hai fatto bene a dirlo perché molti ci chiedono: parliamo del carcere, quindi parliamo di una quotidianità non reale? Di uno, chi descrive il carcere lo fa, o per romanzare un, film, per romanzare un libro, un film, insomma, un'opera di teatro, qualsiasi cosa, o perché c'è stato dentro. Ma perché? E questo è il punto della domanda. Scappare da. Perché scappare dalla sezione, diciamo, tra virgolette, italiana comune? E fa, e ma anche a parte il numero, ma non è una riflessione che ho fatto subito ma comunque sono stato avvicinato poi da Mohammed insomma. Sì. e quindi mh, ho visto che c'erano le condizioni per potermi allontanare da quelle dinamiche nostre interne al carcere, eh, di clan, di mafia interna, di, eh, che fa comodo anche gli agenti penitenziari, che quindi viene utilizzata per gestire meglio il carcere con meno fatica, ma che però quelli sono, quelli sono gli strumenti, le dinamiche, insomma. Allora dico, vado nel reparto... Eh, degli arabi che li chiamano il reparto degli arabi e che così sto più tranquillo. Hai trovato la tua tranquillità lì? Beh, è stata dura. Appena il... arrivato, no? Appena però arrivato, non lo, no, però non lo raccontiamo. Col fatto di aver fatto le rapine spacciandomi per un terrorista, quando appena sono entrato in sezione, dico qui mi hanno tirato in un e adesso me la pago tutta. Poi, fortunatamente, vabbè, bisogna leggere il libro per. Per vedere come è, com è, com è andata. A proposito di sezione islamica, eh, Daniela dalla regia, se può mandarci l'estratto, letto sempre da Erika. Grazie, Daniela, della streghina. streghina. Quando mi comunicarono che la mia domanda di trasferimento nella sezione degli arabi era stata accettata, mi tolsi un peso. In quel periodo avevo avuto problemi nella mia sezione. Ero con tutti educato, ma sostanzialmente mi facevo un pacco di cazzi miei. Come da copione, non ammiccavo né a destra né tantomeno a manca. Non volevo familiarizzare con nessuno, agenti o detenuti. A me interessava finire la mia carcerazione e raggiungere la mia famiglia con meno problemi possibile. Davide, e non solo lui. Mi aveva avvertito e cominciavano a girare delle voci sulle mie frequentazioni. Le mie frequentazioni con gli arabi. E se non tira vento ma senti le campane, vuol dire che qualcuno le sta suonando. Roberto quindi decide di farsi trasferire nella sezione islamica e finisci in quella sezione poi la, il tuo periodo di detenzione. Sì, e dopo vengo trasferito ancora in un altro carcere, però alla fine quella scelta anche quella mi costerà. Che fortuna, vabbè insomma bisogna... Sì, <ride> appunto. Dopo... Dopo il carcere Roberto, Cioè dopo gli italiani, praticamente non tutti, ma però quelli con i quali avevo avuto degli scontri, eh, hanno colto l'occasione perché volevano farmela pagare e lì la dinamica è quella. Quando tu vai giù all'aria, lì, lì si sistemano i conti. Quando c'è la giornata, quando escono tutti che vanno all'aria vuol dire che qualcuno. E quel giorno li toccava a me. Roberto, tra l'altro, chiedendo il trasferimento nella sezione,. Araba, è testimone anche dell'11 settembre, sì. visto da lì, sì. visto dalla sezione araba, e, insomma, eh, cosa ti ricordi di quel giorno, Roberto? Ah, beh, guardavo dopo che mi, mi dissero a, a, allo spioncino di guardare, di guardare la tv, perché cominciavo a sentire, io sentivo, non capivo bene perché non avevo ancora colto, non so, non mi ricordo cosa stessi facendo in quel momento, e stavano venendo giocatori e quindi cominciava, cominciavano i festeggiamenti, insomma, era, era arrivato fino al riscatto... Eh, Roberto... La storia non perde mai, diciamo, di attenzioni o di colpi di scena, perché poi appunto Roberto, dopo il carcere... Apre una cooperativa di eh, energie rinnovabili, giusto? Eh? Dove? In Marocco, naturalmente. No, beh, l'apri la qua e il... Vabbè, e però il lavoro... Sì, sì l'intento iniziale era, era qua, era mi dire, valorizzare comunque i detenuti, ma non con un approccio pietistico, eccetera, eccetera, ma qualcosa di un po' diverso. Però anche lì bisognava accettare di farsi infilare un paletto e poi dopo sventolare una bandiera piuttosto che un'altra per poter ottenere... Delle cose. Certo. Poi successivamente sono andato giù sì, in Marocco. Un mio, libro, un, mio, un mio carissimo amico che ha scritto il libro e mi ha chiesto. È andato in Marocco perché aveva imparato la lingua nella sezione islamica, no, no, tra banalmente. Eh, tra l'altro, poi giravo con una, persona, con una persona che mi accompagnava sempre che parlava il dialetto, perché comunque giravo nelle aree dove. ma anche nei quartieri dove ho vissuto, quelli più degradati, si parlava il dialetto marocchino, non l'arabo tradizionale, quello diciamo egiziano. L'altra domanda che volevo farti è, l'avevo appuntato, così poi chiudiamo la parentesi sul carcere, quali sono le cose che ti possono salvare, a cui ti devi aggrappare e che non devono mancare in carcere. Tu nel libro racconti che avevi il tuo piccolo archivio di ritagli, di giornali, di riviste. Ah sì, yeah, yeah. a me in questo caso la lettura mi ha consentito di, di superare un lungo periodo, insomma molto, molto, molto difficile, insomma l'impegno quotidiano. Bisogna quindi comunque sempre aggrapparsi a qualcosa per superare, per superare la quotidianità, insomma, o quello che si vive, insomma. Giornate sì, anche perché se ti va bene, se ti va bene, stai 20 ore in una cella sovraffollata. nei corpi, respiri aliti, odori. E, e, ma tu tu non, sei, non sei al mare, in, in una spiaggia sovraffollata ha deciso di stare lì e te ne vai quando puoi, lì, cioè, lì sì. eh, sei, hai bisogno di almeno la mente di, 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 di arricchirla con, eh, con la cultura. Quindi diciamo che la cultura, questo, questo ritaglio di giornali, la lettura è quello che ti ha... A me sì, a me ha dato, ha dato ma anche perché comunque ho passato poi tempo in isolamento, quindi mi ritagliavo i miei giornali, insomma mi tenevo, mi tenevo impegnato. E l'altra domanda che volevo farti proprio su questo tema, che poi è una domanda che è mia e ho voluto sempre farti ma non ti ho mai fatto, avevi già pensato mentre eri in carcere, ad esempio, quando uscirò scriverò un libro? No, no, assolutamente no. no. È venuto molto tempo dopo? Sì, è venuto molto tempo dopo, quando sono tornato dal Marocco ed era un momento difficile perché ho fatto delle scelte importanti. Perché, non che non fosse arrivato dal punto di vista imprenditoriale, potevo accogliere le offerte che mi facevano e sarei stato molto bene. Però voleva dire fare delle scelte, come dire: sei un criminale onesto. In questo caso, ho preferito rimanere nella mia quotidianità a casa con la famiglia. E, e però, ho passato momenti difficili e quindi. Ho scritto, e questo mi ha in qualche modo anche stemperato quella rabbia in, interiore che avevo, che era veramente sempre alimentata quotidianamente da, da delle tensioni. Altra domanda che facciamo sempre agli altri autori che abbiamo presentato, ai, ai futuri insomma, che presenteremo, è... Stai già scrivendo qualcos'altro o, o stai solo raccogliendo degli no, appunti? No, leggo, raccolgo appunti, leggo, raccolgo appunti. E... A noi lo puoi dire se lo stai scrivendo? Ma no, ma perché comunque prima li controllavi i neuroni, adesso vanno per conto loro, è difficile gestirli. Quindi Corombe... non so se mi portano a scrivere un libro, non lo so, non ho idea. C'è qualche altra domanda o... no, per il momento no. Ehm... Quello che volevo chiederti, insomma, eh, prima di terminare questa chiacchierata, Roberto, forse la domanda più difficile, chi era Roberto, chi è stato Roberto e chi è Roberto adesso? Ah, è un domandone questo. Eh, oh. <ride> Alla fine della coda c'è il veleno, no? Eh. Ma è chiaro che sono passati 60 anni. Io ho 60 anni, quindi sono cresciuto in un, appunto, in un quartiere e negli, quando avevo io 60 anni i miei genitori che comunque avevano studiato, comunque l'analfabetismo era intorno a cioè, uno su cinque, eh, erano tutti pieni di sogni e di speranze che il tempo poi come dire, ho avuto modo di, di esprimermi in modo diverso dal punto di vista artistico professionale, ho lavorato, no. so che comunque sono una persona più ricca, ecco, sono una persona più, ma non più ricca come la intendevo quando ero molto più giovane, non ho, non ho la forza della carta di credito, ma ho una forza che probabilmente non tutti sono riusciti a, a costruirsi nel tempo, insomma. una ricchezza diversa, una vita normale, ma che però, è, come dire, è accettabile all'interno di una gabbia dorata, insomma, in un contesto sociale che magari eh, non mi dà più quelle speranze, cioè non credo che le persone siano poi così, come dire, ancora nelle condizioni di potersi aprire a, a un'esistenza migliore. Insomma. Diciamo che sono ricco interiormente, ma che mi accorgo di essere. Circondato da una società un po' povera, ecco, diciamo così, un po'. Diciamo anche che la, la tua riabilitazione dopo il carcere, l'hai fatta da solo. Con lavoro, sì, con la famiglia. Non l'ho fatto da solo, ma sì. Sono Appunto, uscito. per collegarsi alla domanda: chi è stato eh. e chi è Roberto. Ognuno deve essere consapevole. in questi istituti di pena che la riabilitazione se la deve un po' inventare. Passiamo il termine inventare, però insomma è quello che succede. È quello il problema. Perché in Bisogna effetti. Bisogna essere forti di capire che la riabilitazione va fatta da soli, insomma. Te l'hai fatta con il lavoro, con la famiglia, ti sei riabilitato? è no, chiaro che la famiglia sei assolutamente fortunato. Eh, io ricordo che quando andavo sul posto di lavoro, che era in esecuzione penale esterna, arrivava l'assistente sociale con la macchina blu. Sul posto di lavoro, e se tu avevi qualche iniziativa, eh, non dico che venivi deriso, ma che però insomma mettevano a dura prova la tua pacam e la tua pazienza perché capivi che eri di fronte a un muro, non c'era no, progettualità, cioè un, un modo di ragionare molto a compartimenti stagni. Non c'è un'apertura, ma c'è ancora poi il carcere che ti che ti aspetta e fuori è un carcere diverso. Bisogna, bisogna che ti ricostruisci da solo, se la famiglia ti dà una mano. Se sei da solo è veramente dura, veramente dura. Allora, se non ci, ci sono altre domande, eh? Stefano? Sentiamo la riflessione, accogliamo tutto noi, domande, riflessioni, pensieri, allora, richieste. Ciao Roberto. Riguardo... Ehm, a quel parallelismo di cui parlavi prima tra le esperienze di disagio del carcerato e della guardia all'interno del, del carcere stesso, chiaramente dicevi sono entrambe il frutto di un'esperienza, di, di una scelta fatta, eh? ma non pensi che eh, questa scelta e questa conseguenza. Possa in un caso essere reversibile, mentre nell'altro sia del tutto irreversibile. nel Sai senso che non ho capito bene. Nel la senso, guarda. la guardia, la guardia che vive quell'esperienza quell di disagio all'interno del carcere, ha comunque una scelta. Che è quella di fare no, altro. Non scelta. La scelta di fare altro. Il carcerato, quella scelta lì non ce l'ha. Ma allora avresti la scelta di non andare a rapinare. Io, io ho lavorato nei cantieri, ma non ho mai visto un, un artigiano buttarsi giù da un cantiere. Però si suicidano gli agenti penitenziari. Certo. È, è, cioè Dobbiamo individuare il nostro nemico nell'agente penitenziario in modo che noi ci si possa collocare in una condizione sociale migliore della sua? O è il contesto sociale e il tipo di carcerazione che crea dei problemi? Secondo me è questa la domanda che bisogna farsi. Forse non l'ho capi capita la domanda. Quello che vuole mi spiego, dire Stefano. Mi spiego, meglio, mi spiego eh. meglio. Prima dicevi, beh, molti dicono: ok, eh, all'interno del carcere si vive un disagio, il carcerato, però, è all'interno del carcere perché ha fatto una scelta sbagliata, per cui è finito lì all'interno. Il secondino, la guardia è all'interno per una scelta giusta o sbagliata, che? È. Ma quando si vive quella situazione di disagio all'interno del carcere? Non dimentichiamo che il carcerato è costretto a viverla e basta. Il secondino potrebbe anche decidere di non viverla. No, perché ha deciso di non andare a fare il mestiere che ho fatto io, che è quello di rapinare le banche. Se non vai a fare il secondino puoi fare qualcos'altro, ma cosa? Cioè se vai a vedere da dove vengono, da quali regioni provengono, il livello di istruzione, a parte le ultime normative, Ma è chiaro che puoi fare qualcos'altro, perché se no. Però così è una semplificazione. Perché mi è capitato di andare in centri sociali dove manifestavano sul carcere. Io ho detto va bene, allora visto che diamo fuoco alle carceri, domani prendiamo le taniche, andiamo là e gli diamo fuoco. Eh però è un modo di dire. Eh allora è, E se è un modo di dire non è un modo di fare. E allora qui torniamo fra carcere formale e carcere sostanziale, no? Cioè come. È, non è che ci si muova dal punto di vista sociale che perché ci sia un cambiamento. Cioè io vedo e ascolto persone incredibili, altre meno associazioni e organizzazioni che parlano del tema del carcere, che non so che di, a che numero di persone si potrebbe arrivare, però il carcere non cambia. Adesso abbiamo questo nuovo ministro. Io ho cominciato da, da Castelli. Adesso abbiamo questa donna. Che ha detto delle grandi cose dopo che è andato a visitare il carcere di Re Bibbia, si è attaccata anche la foto nel suo ufficio. Ha detto delle cose importanti, vediamo se cambia. E che, cioè, o è che o è fai la proposta o fai la protesta, e, e bisogna cambiare il carcere. Io ho capito quella domanda. Ovviamente anche la mia è una provocazione nella risposta, però eh, eh, se mettiamo dei muri, dei paletti, è un po' come, cioè come i nostri estremi dal punto di vista proprio ideologico. no? Gratto, 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 alla fine tu sei un fascista. Gratto, 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 alla fine tu sei un comunista. Eh, ma così? E così? Continuiamo a essere il paese che siamo? Non so, non so come dire. Virginia. Okay. Questa non è una domanda, è una riflessione che ci è arrivata in chat da, da Giuseppe che fa un'interessante citazione. Dice Brecht, in una sua poesia, ci chiede se è più criminale chi sfonda le banche o chi le fonda, d'accordo, Grande Giuseppe. Penso di aver capito chi è eh, non penso bene. Io di aver capito chi no. è Giuseppe Di Cecco. Eh beh. Grande, grande, grande peppino. È una bella riflessione. Allora, eh, prima di salutarti, prima dell'ultima domanda, sentiamo la fine del libro dalla regia se ci mandano l'ultimo estratto. Ancora, è imbarazzatissimo. questa situazione. È bello, però l'ultimo dura 30 la secondi. La frana che avevo mi... provocato mi travolgeva trascinandomi dritto, dritto verso il carcere. L'ispettore mi comunicò ufficialmente l'arresto. In silenzio, sentivo stringere le manette ai miei polsi dietro la schiena. Desideravo solo riposare. Adesso ah sì, ero stanchissimo. Allora, la domanda era questa, appunto, eh. volevo solo riposare. Ah sì, perché mi hanno massacrato, è chiaro che Sapevo che tanto erano loro, cioè, venuto, sapevo che mi sarebbero venuti a prendere, ma è stata una cosa lunghissima. Perché poi quando sei lì alla fine cioè, non è che dici sì, va bene, prendetemi, no, tu fino alla fine ti inventi il mondo perché non ti arrestino. Poi alla fine. Ma perché l'arresto è bellissimo e chi ha letto il libro, chi vorrà leggerlo, insomma, capirà. Quindi era proprio quella la domanda. La basta anche, sì, portatemi dentro. lasciatemi, lascia Ero esaurita, ero, ero, ero esaurita l'ultima domanda prima dice. dei saluti è questa. Anni dopo, hai mai, pensi mai a quel momento? Ci hai mai ripensato? No, no, eh, no, a quel momento no. no, no Adesso eh. ti sto facendo ripensare, sì, involontariamente, <ride> però. No, 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 no. no. no non ci ho, ho mai ripensato. Eh, ci ho ripensato perché tu mi hai chiesto di. Sì, perché questo possiamo dire Roberto. Sì, perché il libro doveva essere un'altra cosa. Il eh. libro doveva essere un'altra cosa, e l'arresto, infatti, quando ho avuto il manoscritto di Roberto, non c'era. Poi, naturalmente, chi è lì come me, come Stefano, come Carola, quando abbiamo visto il libro, come Andrea, che salutiamo, anche se è in un altro stato, eh, mancava qualcosa, insomma, anche perché poi bisogna anche. Io, ero, io poi andavo a fare dei giri, incontrai questo ragazzo qui. Guarda come mi hanno fermato. E insomma, dalle domande che gli avevano fatto, ho capito che erano già, su, erano già sulle mie tracce. E io, comunque, ho proseguito finché non mi hanno preso. Insomma, e mi hanno preso in un modo insomma, hanno distillato. Può contare, Roberto? Ah, no. eh. Facciamo leggere il libro. Comunque, Calamaro edizione è... Vuole un sacco di bene a Roberto. No, ma anch'io perché se no, 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 no. Abbiamo cominciato insieme, continueremo insieme. Aspettiamo il secondo libro, stai raccogliendo gli appunti. No, la neuroni per, per Noi abbiamo per, un rapporto per, particolare mi, che non ci diciamo mai tutto, ma ce lo facciamo intendere e capire. Comunque, eh, ringraziamo Gabriele che ha curato la grafica del libro. Carletto, un altro nostro autore che ci ha regalato appunto la regia Manda la copertina questi fighi di indi africani per la copertina. Ringraziamo Stefano, come sempre, la bravissima Virginia, che è ritornata. Se avessi soldi ti assumerei Virginia, ma purtroppo non ne ho. Avevano eh, fatto un bel libro, no? Chi? Che ha fatto la copertina, bisogna prendere un libro. Ah, il libro di Carletto, sì, Obiettivo del Deserto. Poi lo presenteremo anche quello, il libro fotografico di Carlo Cioci. Eh, Grazie Roberto, no, grazie, grazie, a Sandra, grazie a te, grazie, grazie a voi, grazie a Nela, soprattutto grazie a loro che non e... <ride> ah. grazie a Carola come sempre. E appunto, mi stavo dimenticando la per cosa persone, più importante grazie. che mi sono appuntato tra due mercoledì, mercoledì 3 presenteremo eh, il primo libro della collana e Ristampe di Calamaro Edizioni, dove eh, insomma. Ristampiamo testi dimenticati e il primo libro è una raccolta delle lettere che abbiamo fatto di Antonio Gramsci recluso. Non è voluta la similitudine, no, però eh. insomma, è, lettere dal carcere sul tema della reclusione, è un libro che dovevamo proporre il 25 aprile scorso. Ma poi, col lockdown, abbiamo fatto un ebook e praticamente abbiamo deciso di raccogliere le lettere della reclusione. Sì, noi reclusi nelle nostre comode case, da leggere, lui. Da leggere, da insomma, abbiamo fatto la nostra raccolta eh, per avere anche uno spunto insomma, su quello che scriveva Gramsci, non solamente come quaderni. Insomma, dal carcere, che sono più politici, ma le lettere che sono più intime, quindi dove si può apprezzare anche un Gramsci diciamo, scrittore. È mercoledì 3, poi ti do la parola, Roberto, eh, con, la con la redazione di Vallum Radio, che è un programma di, sto, di storia diciamo, di Radio Fugio che va in, on, va in onda il sabato alle 14. Ci saranno eh, alcuni componenti della redazione eh, e presenteremo il libro su Gramsci. Dimmi, Roberto. Eh, su Gramsci, eh, perché ti descrive il passaggio quando dice che i detenuti sono medici di se stessi. Eh, bisogna leggerlo perché eh, capisci proprio il mondo, alla no? fine ogni, ogni cosa che ti viene fuori, la, la paura delle, delle malattie, in questo momento poi che c'è il Covid, non oso immaginare, capisci in carceri sovraffollate come, possano, come si possa vivere là dentro, è una cosa incredibile. Ah. Mm. Grazie Roberto, grazie no, a Sandro, grazie, grazie a tutti e ci vediamo mercoledì 3 con Gramsci e buona serata e grazie a chi è stato in nostra compagnia